Bene, direi che possiamo incominciare. Se poi entrerà qualcuno, secondo me che chiudono la porta, che c'è un eco forte. Eccomi qua. Buonasera a tutti. Penso che, insomma, mi conoscete tutti, credo. E un po' con la giunta di Stregna, un po' con l'associazione fondiaria Mare dell'Erbezzo, e stavamo valutando, insomma, di cercare di strutturare le attività della nostra associazione, che insomma in questi anni sta crescendo abbastanza, al fine anche di cercare di integrare un po' le attività dell'associazione, che insomma, devo dire la verità, sono estremamente caratterizzanti anche per quello che riguarda, se vogliamo, lo sviluppo territoriale integrato che promuoviamo qui come Comune di Stregna. E stiamo cercando appunto di strutturare le attività dell'associazione anche per cercare una maggiore integrazione rispetto a quelli che sono i potenziali collaboratori, che siano soci, piuttosto che enti pubblici, piuttosto che enti privati, piuttosto che enti sovraordinati, no? Abbiamo anche qui il rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche, insomma, perché no, delle comunità di montagna, piuttosto che eccetera. E quindi, diciamo, che il nostro interesse è stato quello di, così, provare a costruire questo percorso, se vogliamo, questo tavolo di lavoro, dove cercare un po' di, tra virgolette, smontare l'associazione fondiaria, smontare in parte, chi lo sa, forse anche il comune di Stregna o l'attività amministrativa del comune di Stregna in questo settore, cercare di capire un po', analizzando insomma tutti questi piccoli pezzettini, e cercare insomma di rimontare, sì, avanti. Vai pure nell'altra stanza che c'è un computer libero, che c'è una persona lì. Ok, scusate. E cercare di rimontare un po' l'associazione al fine di, insomma, cercare di definire quella che potrebbe diventare una strategia dell'associazione fondiaria. L'associazione fondiaria è nata nel Valle dell'Erbezzo, è nata nei primi mesi del 2015. È nata dopo un grandissimo bel incontro che si è sviluppato, che è nato insomma la Tribù Superiore, alla presenza anche del grandissimo professor Andrea Cavallero, era stato molto partecipato all'epoca. Poi, insomma, tra difficoltà, eccetera, abbiamo cercato un po' di, come si dire, di strutturare l'attività, di sfruttare quelle che erano le opportunità, se vogliamo, che la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune in generale, ma anche altri enti pubblici ci mettevano a disposizione. E quindi, insomma, è cresciuta nelle attività, si sta espandendo, insomma, vedremo di analizzare un po' quelle che sono le, scusate che rinomino, gli atti, di anche quelle che sono le nuove opportunità che magari potrebbero nascere da questa nostra attività. Comunque, insomma, prima di approfondire magari i documenti, insomma, che abbiamo condiviso e poi magari anche fare un primo giro, cedo volentieri la parola a Michele Qualizza, che è qui alle mie spalle, che è ormai da 5 anni il presidente dell'associazione fondiaria. Allora, Michele, così abbiamo concordato che, secondo me, una bella introduzione da parte sua, rispetto a cos'è per lui l'associazione fondiaria, del Comune di Stregna, potrebbe essere insomma un'ottima base di partenza su cui sviluppare tutti i nostri ragionamenti. Grazie. Vieni, Michele, pure. Buonasera a tutti. Allora, io dico quello che. Non ti si sente, pure. No, anche vicino. Dico quelle che sono le mie sensazioni, le mie esperienze, i miei sentimenti verso quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto finora. Diciamo che questo strumento che abbiamo trovato, una sezione fondiaria, è formidabile per me, perché vedo intanto la collaborazione di tutti quelli che sono entrati nell'associazione
fondiaria come proprietari di appezzamenti di terreni che dovevano essere in qualche modo recuperati, puliti, sfruttando quello che sono le, diciamo, le prerogative della legge 10. Con questo strumento siamo riusciti a superare quello che è come dire, il frazionamento di questo territorio in piccoli appezzamenti che, volendo fare anche un'attività estesa di intervento, di recupero, è uno degli ostacoli più grandi, no? E mettendo insieme tutti questi appezzamenti si può intervenire su un'area come se fosse un proprietario solo, unico. E in questa attività naturalmente viene gestita da un direttivo, dal presidente, dal direttivo, e vengono fatte chiaramente degli incontri con tutti i soci, soprattutto quando si interviene su un'area di un certo numero di soci, vengono contattati tutti e si trova un accordo di come procedere con le attività. E dopodiché l'interfaccia con chi esegue queste attività è unica. Diciamo, la sezione fondaria garantisce tutto quello che si è concordato con i vari soci e, diciamo, crea un approccio con chi fa l'intervento molto rapido, snello. E abbiamo visto che non è che non ci siano state qualche piccola incongruenza, qualche difficoltà, però facilmente superabili. E siamo riusciti, per l'esperienza che abbiamo fin qui, a realizzare delle cose anche grandi, con, direi, uno sforzo adeguato, non esagerato. Cioè, non abbiamo avuto grandi inconvenienti dei risultati che abbiamo ottenuto. E vogliamo proseguire adesso su attività, magari riuscire anche a pensare ad altri, a sfruttare altri incentivi, altre leggi, non solo la legge 10. La legge 10 si limita agli interventi intorno ai centri abitati. No, noi vorremmo anche, non so, pensare a recuperare i prati sfruttando, non so, incentivi sul biotopo, eccetera. Per esempio, cercare di recuperare i castagneti dove una volta c'erano, adesso non ci sono più. Sono tutte cose che pensiamo di affrontare, di vedere una strada percorribile per ottenere anche questi interventi, insomma. Non so, io non avrei altro per il momento da dire. Sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando avanti le cose. Bene, grazie Michele. Allora, se mi fai piacere di andare un po' così mi tiro giù, siccome devo parlare. Allora, condivido un momentino lo schermo. Vediamo questo. Allora, una delle attività che abbiamo svolto negli ultimi mesi è stato l'adeguamento dello statuto dell'associazione fondiaria, in particolare sfruttando, se vogliamo, le motivazioni legate agli obblighi di aggiornamento alle norme del terzo settore, no? Però, tutto sommato, abbiamo dato una bella sistemata a questo statuto. Insomma, non abbiamo rivoluzionato nelle finalità, però, insomma, è stato strutturato anche grazie all'aiuto, insomma, di una commercialista molto in gamba. E piuttosto bene. Comunque diamo una lettera, insomma, a quelle che sono le finalità un momentino dell'associazione, no? Vabbè, classica roba del terzo settore, associazione di volontariato,
raggruppa i proprietari dei terreni o loro delegati, ce l'abbiamo aggiunto, con destinazione agricola, boschiva o pastorale, ed è finalizzata ad una gestione del territorio che ne conservi i migliori valori agricoli, paesaggistici e ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità. I terreni sono conferiti all'associazione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la proprietà o la titolarità di altro diritto reale, che di fatto è l'usufrutto. Le specifiche di superficie di identificativo catastale saranno richieste dall'associazione. Finalità dell'associazione è altresì quella di sostituire la gestione individuale allo sfruttamento, diciamo, di tipo collettivo. L'associazione gestisce i terreni in maniera unitaria. L'associazione può concedere in uso o in affitto i terreni o altri beni nella disponibilità dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnano a gestirli secondo le indicazioni concordate con l'associazione, un po' quello che descriveva Michele. Al fine della tutela degli interessi di ciascun socio, gli impegni assunti dall'associazione saranno prevalentemente di durata temporanea e non automaticamente rinnovabili. In particolare questa qui l'abbiamo messa dentro per tutelare il fatto che molti soci ci dicevano sì, però attenzione che i contratti agricoli di solito sono tipicamente si innovano da soli, non vogliamo essere troppo vincolati, quindi non ritengo che sia questa una enorme difficoltà per quella che riguarda l'associazione. Insomma, noi adesso facciamo anche contratti quinquennali, biennali, insomma poi dipende dalle cose, vedremo di analizzare. Le entrate derivanti dai canoni di affitto sono prioritariamente destinate alla manutenzione e al miglioramento infrastrutturale delle aree conferite. Parte dei proventi potranno essere destinati a lavori su opere di pubblica utilità e che migliorano l'aspetto paesaggistico, naturale, eccetera. Come mantenere, recuperare e valorizzare gli elementi del paesaggio rurale, quali strade, sentieri, terrazzamenti, fontane. Abbiamo diversi progetti in piedi dove è coinvolta l'associazione fondiaria, dove facciamo manutenzione dei sentieri, dove facciamo grosse manutenzioni di terrazzamenti, che faremo 200 metri di lineare, saranno 250, 300 cubi di roba, ma anche insomma interveniamo su altri tipi di manufatti, cioè nel senso, perché limitarci e non puntare magari a qualche stabolo, che ne abbiamo tanti. E realizzare e mantenere le opere idriche per il buon funzionamento e disciplinare utilizzo dei fondi e dei diritti che insomma ciascun socio esercita, no? E l'associazione promuove le sue finalità anche attraverso eventi o iniziative di approfondimento culturale e divulgativo. Queste qui sono più o meno le caratteristiche principali, poi vediamo qua sopra ci sono delle cose strettamente legate al terzo settore. Comunque, secondo me, insomma, dopo questa doverosa introduzione abbiamo raccontato abbastanza. Insomma, sono argomenti che tutti conoscevamo abbastanza, probabilmente. Allora, così ci siamo immaginati un percorso, no, se vogliamo, sul quale confrontarci e cercare di analizzare, insomma, queste nostre attività e come possono essere espanse. E questo qui è il primo incontro, il 29-12, vabbè, insomma, oltre a Michele poi chiederò all'architetto Cigalotto, che è qua presente, di presentarci un po' quello che, scusatemi che vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, no, ok, va bene, allora, l'architetto Cigalotto che sta curando un progetto di paesaggio legato al progetto Scrigni di biodiversità, e poi vedremo che riguarda anche un progetto generale, se vogliamo, rispetto al contesto delle aree, delle varie dematisole, non solo del comune di Stregna. Che secondo me comunque ci darà già luce di quello che è stato innanzitutto un processo partecipativo che è stato avviato nel 2016, se non ricordo male, 2016-2017, e che sicuramente è stato molto importante per definire quelle che sono le attività sia dell'amministrazione comunale di Stregna, ma anche della società fondiaria, anche perché comunque già da lì abbiamo cominciato. Poi abbiamo, diciamo, è stato strutturato più o meno così l'idea di questo tavolo di lavoro. Diciamo, dopo questa prima introduzione preliminare dell'incontro di oggi, si andava avanti appunto con fare, diciamo, vabbè, un'iscrizione, un'analisi
interna, se vogliamo, no? Da parte di chi soprattutto sono gli attori interni dell'associazione, magari il comune, i soci stesso, piuttosto che qualche operatore, i tecnici che collaborano particolarmente con noi, se abbiamo tempo. Per poi andare al 12 di gennaio, in cui mi piacerebbe fare un approfondimento di carattere più tecnico legato alle opportunità, magari appunto cercando di coinvolgere quelli che sono gli enti sovraordinati all'associazione stessa, come il comune, piuttosto che insomma anche altri enti territoriali, per poi andare a definire in maniera strategica quelli che sono i problemi, l'angolo dei problemi, e poi insomma attraverso tecniche di programmazione strategica andare a definire gli obiettivi, generali, se ce la faremo insomma anche qualche... sicuramente qualche azione, vedremo con gli indicatori e come andare avanti insomma su questo tipo di attività. Così qui insomma sono delle tecniche di progettazione che sono abbastanza, insomma, magari molti di voi conoscono, altri sicuramente no, però sono legati molto anche su come si strutturano di fatto la programmazione europea, no? Che sicuramente rappresenta una gran bella opportunità per l'attività che porta avanti, per le finalità che rappresenta l'associazione, che credo che tutto sommato siano anche abbastanza condivise con i presenti. Quindi, volentieri, cedo la parola all'architetto Paola Cigalotto. Sì, allora cercherò di essere molto veloce. Chiedo se posso avere anche la condivisione dello schermo. Intanto mi presento. Dovresti già essere in grado. Sì, ok. Sì, lo vedete? Vedete lo schermo? Pronto? Io sì. Si vede. Si vede. Allora mi presento brevemente, io sono un architetto urbanista, vi mostro delle immagini, delle carte, perché Paolo attraverso di quello. Ringrazio moltissimo di la richiesta di partecipare a questa serie di incontri, perché mi sono occupata dal 2016 di cose, di progetti con il comune di Stregna e sempre al centro c'è l'associazione fondiaria. Quindi per prima cosa mi dirò cosa per me l'associazione fondiaria dal mio punto di vista di, appunto, di architetto e di urbanista. E che secondo me l'associazione fondiaria ASPO è uno strumento molto efficace per il recupero del paesaggio in modo attivo, o almeno lo è stata dal 2015 ad oggi, e nel futuro io spero possa continuare questa funzione. Penso che possa essere una base di partenza assolutamente importantissima per una serie di attività integrate, nuove, che si basano su tutta una serie di temi che sono stati individuati su questi anni, sull'agricoltura, sul turismo lento, sulla biodiversità, tutta una serie di temi su cui abbiamo lavorato. Allora, appunto, io vi mostrerò molto rapidamente, perché non vorrei prendere troppo tempo, e anzi interrompetemi se la tiro troppo in lunga. Una serie di materiali che possono essere utili a sviluppare questa carta delle opportunità, dei rischi, insomma questa nuova SWOT. Come diceva il sindaco Bostregna, un po' tutto è partito nel 2016, quando tutti i comuni delle valli Renatisone, quindi 6 comuni, Drenchia, Grimacco, Prepotto, San Leonardo, Savogna e Stregna, hanno partecipato in modo integrato al processo partecipato per la costruzione del piano paesaggistico regionale. È il risultato del lavoro di una serie di incontri che sono stati fatti in tutti questi comuni, quindi sull'intero territorio delle valli, ha portato in estrema sintesi a individuare 7 immagini con le quali abbiamo cercato di mostrare come questo paesaggio è vissuto e visto dagli abitanti, insomma dagli attori che hanno partecipato ai tavoli. Abbiamo elaborato 4 scenari possibili e 10 azioni sempre sul tema del recupero del paesaggio. Adesso io ve li mostro brevemente. Queste sono una serie di carte che si sono fondate anche sull'archivio partecipato online che era stato messo
in campo dalla regione, quindi è stato riempito di una serie di luoghi che sono stati segnalati come luoghi di intervento o di interesse. Ma soprattutto attraverso i tavoli si sono costruite tutta una serie di mappe che adesso, dopo 4 anni, possono essere appunto un punto di partenza per essere rinnovate, integrate e modificate, dove sono stati segnalati sia luoghi identitari, sia valori, sia criticità dell'intero territorio delle valli del Natisone. A discendere sono stati individuati alcuni elementi dei caratteri geomorfologici insediativi, cioè si è cercato di definire quali fossero le componenti della struttura di questo territorio, quindi che vedete un po' riassunti in queste immagini, i terrazzamenti, le acque, i percorsi di crimale, questa struttura insediativa assolutamente dispersa, che deriva da una lunga storia di occupazione del suolo che ha dato luogo non a villaggi di grandi dimensioni, ma tantissimi piccoli borghi sparsi alle diverse quote, in particolare alle quote più alte, con una serie di percorsi che si tengono sempre molto alti e che quindi hanno un legame con il paesaggio dal punto di vista visivo assolutamente peculiare e di relazioni divisive anche tra i diversi borghi e luoghi, con una serie di capisaldi del paesaggio del territorio individuati nelle chiese, nella tutta una serie di beni e postazioni culturali, ma soprattutto nell'organizzazione di questo paesaggio in una serie di terrazzamenti, nella costruzione di terrazzamenti che è tra le più estese di tutto il territorio regionale. E poi tutta un'altra serie di elementi. Sono poi stati individuati i materiali del paesaggio, sia materiali stabili o comunque in trasformazione più lenta, in particolare appunto i muri, chiese, cappelle, villaggi, ma anche quelli più mobili, più in rapida trasformazione, come i prati, le radure, i castagneti, eccetera. Tutto così come anche tutta una serie di manufatti dell'architettura rurale che sono del tutto peculiari, come i Cosales, per esempio. Cioè questo qui, il territorio delle valli Natisone, non lo sappiamo, è noto a tutti, ha delle caratteristiche sia dal punto di vista della struttura insediativa, ma anche dei materiali del paesaggio, delle architetture, dei manufatti, che sono assolutamente unici. Le dicevo prima che questo percorso partecipato ha dato luogo, si è sintetizzato, diciamo così, in 7 immagini principali. Ognuna di queste immagini pone delle questioni differenti dal punto di vista delle azioni future e delle criticità e delle prospettive. Queste immagini sono il paesaggio delle acque, il paesaggio terrazzato, il paesaggio che si abbraccia alle viste e alle visuali, la biodiversità, il paesaggio fertile, il paesaggio dentro la storia, qui siamo su un territorio di confine, questo tema del confine, della grande guerra, di tutto il deposito che questo ha lasciato, qui è fondamentale, ma anche il tema della cultura della Venezia. Allora, queste immagini poi sono state approfondite individuando quali potessero essere i temi per un piano paesaggistico, quindi per un recupero, sviluppo del paesaggio. Per esempio, l'immagine di questo paesaggio di acque ha posto il tema della conservazione o recupero di sorgenti e fontane, ma anche il loro riutilizzo. E questo è, ad esempio, un tema ancora aperto, che potrebbe essere, era già citato nello statuto dell'associazione fondiaria, ma è un tema molto importante. E quindi c'è questa carta, vedete le fontane, le sorgenti, sorgenti perenni, eccetera. Seconda immagine, quella del paesaggio terrazzato, su cui si è lavorato di più, qui vedete in rosso una prima individuazione della fitta, rete, una grande quantità di terrazzamenti che c'è su tutti i versanti di questo territorio e questo è stato uno dei temi centrali su cui poi si è costruito anche un progetto pilota che col sindaco Postregna abbiamo cercato di far finanziare alla regione
come progetto appunto pilota sul paesaggio, sull'associazione fondiaria, sul tema dell'agricoltura, della biodiversità, ma poi siamo stati ricacciati dentro il calderone dei progetti finanziati tutti insieme in tutta la regione. Ecco, qui sono più di 100 chilometri di muri in pietra, di cui adesso stiamo recuperando una piccolissima parte a titolo di esempio. Ovviamente la questione del recupero dei palazzamenti si porta dietro tutta una serie di questioni anche legate all'uso poi dei terrazzamenti, quindi l'uso agricolo, per l'allevamento, come, in che modo, come fare in modo che si recuperi anche questa cultura della ricostruzione dei muri a secco, quindi senza le malte. Terza immagine è quella delle viste, le visuali, proprio perché vi dicevo prima, qui i percorsi sono tutti percorsi in quota, quindi però sono anche percorsi lungo i quali le viste si stanno chiudendo, e questo è un elemento di grande criticità, è stato anche segnalato, cioè se voi, chi percorre adesso le strade in questi territori ha una vista molto più limitata di quello che era semplicemente 10 anni fa, 20 anni fa, per non parlare di più decenni fa. E qui c'è una ricchissima bibliografia che accompagna questo territorio, molti testi di Gualtiero Simonetti, molti testi di molti naturalisti, di molti storici, insomma è un territorio anche molto studiato. Quarto paesaggio, e la quarta immagine è quella del tesoro di biodiversità, proprio perché questi sono luoghi di punto di incontro tra il mondo alpino e il mondo mediterraneo, quindi non è la mia materia, ma su questo tema le Valli del Natisone hanno molto da offrire. Il quarto tema è quello del paesaggio fertile, che è molto sentito nei tavoli, anche dai diversi attori, quindi capire come recuperare e dare sostegno a delle produzioni agricole locali, sulla base anche di alcuni prodotti che sono stati segnalati dalle rape, alle mele, ai funghi, alle castagne. Questa per esempio è una carta dei castagneti. E infine appunto l'immagine, no, non è l'ultima, quella non è solo un punto d'incontro tra aspetti botanico-naturalistici che qui si incontrano, ma anche un punto d'incontro tra mondo latino e mondo slavo, che qui ha prodotto una cultura assolutamente unica. Stiamo parlando sempre di immagini che mettono in evidenza punti di forza, ma al tempo stesso alcuni elementi di debolezza. Il tema della Grande Guerra, eccetera. I quattro scenari che sono stati un po' l'esito di questo percorso ovviamente partono da uno scenario zero, che è quello della scarsa accessibilità, dell'isolamento, dell'abbandono, del dissesto e del rinselvatichimento di una gran parte del territorio. E quindi sostanzialmente quello è lo scenario attuale, quello che sta succedendo senza l'associazione fondiaria, che in assenza dell'associazione fondiaria sarebbe ancora più grave. Lo scenario 1 è quello di un recupero estensivo, quindi di una lotta capillare all'abbandono, che un po' è è sempre un qualcosa che emerge dai tavoli di confronto del 2016, no? Perché vedete qui in fondo ci sono le azioni correlate con questo scenario che sono state ipotizzate, no? Questo scenario richiede non un'azione sporadica, ma un'azione costante, continua, quasi una nuova ricolonizzazione di questo territorio. Ed è quindi uno scenario piuttosto complesso e difficile, quasi impossibile da raggiungere. Per questo forse si è parlato anche di uno scenario che è più legato a un recupero selettivo, cioè non recuperiamo tutto 100% perché forse non è possibile o forse non è neanche giusto, ma questo è un tema ancora aperto, ma scegliamo alcune linee, alcuni percorsi, alcuni temi, individuiamo dei tracciati, individuiamo dei luoghi, individuiamo delle attività e lavoriamo su quelle.
in particolare su un recupero selettivo ad uso turistico di alcuni luoghi e percorsi. Lo scenario 4, mi si faccia lo scenario 3, che non mi ricordo cos'era, ma l'ho eliminato per sintetizzare evidentemente. Lo scenario 4 era coltivare la biodiversità. E questo era un tema molto, molto complesso, ci siamo immaginati pensando al territorio delle valli del Natisone. Qui in linea c'è anche Renato Marcon, con il quale abbiamo condiviso questi temi. Era quello di immaginare di lavorare sulla biodiversità, ma non attraverso l'inselvatichimento, ma attraverso proprio cercare di immaginare un nuovo tipo di paesaggio, cioè creare dei laboratori dove di biodiversità, che poi abbiamo chiamato scrigni, dove la parte naturalistica e forse anche il recupero di questi diversi habitat, di queste diverse specie, potessero unirsi invece a un recupero di attività agricole, no? Quindi questo è un tema per, secondo me, per l'ASPO, dal punto di vista dell'uso di questi territori che vengono recuperati. Se andare quindi verso semplicemente riutilizzo ad uso pascolivo o di un'agricoltura, diciamo così, standard, o piuttosto non sperimentare un tipo di, di utilizzo agricolo che possa essere anche innovativo. Questi erano gli scenari. Alla fine abbiamo individuato 10 azioni prioritarie del paesaggio nel 2016, sulla base delle quali abbiamo costruito questa idea di progetto pilota, che poi non è stata finanziata. E quindi le 10 azioni erano: facilitare e promuovere le normative per il recupero e il mantenimento dei terreni incolti e abbandonati, cosa che per esempio non è stata fatta, nel senso che adesso con i vincoli che ci sono sulle aree boscate non è così facile recuperare i boschi a nuovi prati o nuovi terreni o nuove attività agricole. È piuttosto complesso. L'altro tema era facilitare e promuovere il recupero delle sorgenti e delle fontane e della fruizione dei corsi d'acqua. Quindi pulire alve, gestire le pariali, le foglie. Qui per esempio so che altri comuni stanno lavorando molto su questo tema delle acque, le valli. Promuovere il recupero dei terrazzamenti, coltivare la biodiversità, investire sulla comunità, sul turismo, sulla sentieristica, questo grande tema delle visuali panoramiche, delle trincee eliminare i manufatti impattanti. Qui c'era anche uno schema che può essere un punto di partenza su opportunità, minacce, insomma una SWOT, ma quello che adesso rapidamente volevo mostrarvi era quello che invece è stato finanziato, che è un progetto di paesaggio che coinvolge 3 comuni, Stregna, Prepotto e Savogna, che si chiama appunto Scrigni di Biodiversità, recupero dei paesaggi terrazzati delle valli Natisone tra Savogna, Stregna e Prepotto lungo l'Alpe Adria Trail. Questo è un progetto finanziato come progetto attuativo del piano paesaggistico ed è in corso di realizzazione. Il progetto puntuale, vi mostro qui, partiva appunto dal lavoro precedente, e l'obiettivo era quello di mettere al centro l'associazione fondiaria come attore principale e quindi cercare di costruire un progetto generale sulle 3 reti del piano paesaggistico regionale, quindi mobilità lenta, rete dei beni culturali e rete ecologica locale, e costruire un quadro d'insieme, poi un primo lotto di interventi. Un tema principale di questo progetto che è stato finanziato è quello della diffusione della formazione. Cioè, in particolare questo progetto, vado avanti,
ha costruito una serie di occasioni di laboratori per le scuole, pensando soprattutto alle scuole superiori anche, quindi a nuove occasioni di lavoro ai ragazzi grandi, per fargli imparare le tecniche di ricostruzione dei muri a secco, e quindi dei muri di sostegno dei paesaggi terrazzati. E tutto questo, una parte consistente nel progetto, è proprio dedicata a questo, a questa attività di formazione, di diffusione, di divulgazione, anche di recupero di una serie di testimonianze attraverso i video che sono stati fatti da Ivo Pecile, testimonianze che raccolgono i racconti o alcune storie dell'associazione fondiaria, della costruzione dei muri a secco, dell'utilizzo di questi muri, del paesaggio antico. Ecco, sia la raccolta di queste testimonianze che queste attività di formazione, di divulgazione, che purtroppo sono state interrotte dal Covid, ma che speriamo in qualche modo di completare e terminare, se riusciamo, la primavera prossima, con altri laboratori delle scuole, sono un tema che anche questo è importantissimo e secondo me dovrebbe trovare spazio e finanziamento, anche perché c'è stata una grande un'accoglienza molto favorevole dai ragazzi, dalle scuole per questo tipo di attività. Qui vedete una carta del progetto che appunto lavora lungo il percorso dell'Alpe Adria Trail, questo percorso, questo sentiero blu che corre lungo il confine in quota, appunto attraverso questo paesaggio, mantenendosi sempre sul crinale, e lungo questo percorso sono stati fatti una serie di interventi sulle tre reti, appunto la rete della mobilità lenta, pulendo e riaprendo alcuni percorsi, come vedremo dopo, recuperando sostanzialmente quella fittissima rete di percorsi che innervava questo territorio. E scusate, sono sintetizzata ancora di più. E soprattutto lavorando sul recupero del paesaggio terrazzato come elemento sia della attività agricola ma anche della cultura di questi luoghi. Il primo lotto di interventi che è stato finanziato all'interno di questo quadro regionale prevede 4 linee di interventi che vedete qui, che adesso vi mostro brevemente, che appunto queste sono tutte carte che mostrano la relazione con l'uso del suolo, con la rete ecologica locale. Adesso vediamo se arriva la tavola. Ecco, che è una delle operazioni che è stata fatta all'interno di questo percorso, coerente con quello che vi dicevo prima degli scrigni della biodiversità, è stata la definizione sulla base del Vademecum regionale della rete ecologica locale, fatta da Francesco Boscutti, del Dipartimento dell'Università di Udine. Quindi nodi, corridoi che attraversano in realtà non solo il territorio di Stregna e dell'Asfo, ma tutti i tre comuni e anche di più, per creare e individuare questa rete. Ecco, questo è un dettaglio della rete ecologica nel comune di Stregna, per collegare soprattutto i prati residui. Quindi questa è una tavola e una linea di progetto importante, quindi le attività dell'associazione fondiaria non solo come recupero di terreni abbandonati dovunque e comunque, ma finalizzati alla attuazione, alla realizzazione, al completamento di questa rete ecologica locale che è stata individuata sulla base del Vademecum regionale, la dottor Boscutti. Un altro intervento invece più legato alla mobilità lenta, parliamo della via dei Monti Sacri, che è una via internazionale che va da Nuova Gorica fino a Castelmonte, che unisce i santuari mariani, quindi attraverso il confine, e qui il progetto prevede il recupero, la pulizia di un tratto soprattutto rivolto verso la valle dello Iudrio, quindi dallo Iudrio fino a Castelmonte, che cerca di ripulire, ricollegarsi alla Adria Trail, questo importante tracciato dei Monti Sacri che attualmente in condizioni non buone.
altro intervento, il terrazzamento in Oblitz, quindi appunto una parte di questo progetto è dedicata al recupero dei muri a secco, in questo caso attorno alla frazione di Oblitz, su un'area che è gestita dall'associazione fondiaria, appunto dove l'associazione fondiaria ha fatto un'operazione di pulizia, perché questo qui, questo versante fino a poco tempo fa era tutto riservato chito, però il problema è che una volta ripulito ci sono questi muri di sostegno che stanno in alcune parti venendo giù, stanno cedendo. Quindi questo tema del recupero dei terrazzamenti e delle aree abbandonate deve purtroppo tener conto di questa debolezza, cioè della presenza di un gran numero di muri a secco che non sono in buone condizioni. Come vedete, sono cresciuti gli alberi, eccetera. E l'ultimo, no, il terzo intervento è appunto quello sulla via alpina. Qui ci siamo concentrati sulla questione della riapertura delle visuali, assieme al dottor Siardi, che ha individuato questo tipo di intervento, cioè questo diradamento delle aree boscate per riaprire le visuali, ma non una radere al suolo tutta la superficie boscata, ma fare un intervento selettivo. E adesso non c'è tempo per spiegarli, ma è piuttosto interessante. L'ultima parte, l'ultima piccola opera che verrà realizzata sarà un'acquisizione, una pulizia delle aree intorno a questo fienile, ex fienile, che come vedete ha dei pilastri in pietra che hanno una larghezza di 80 centimetri, una sezione 80 per 80 centimetri, quindi sono quasi pilastri di un tempio, e sono veramente delle architetture interessantissime. E sono dei fienili, che però adesso è in queste condizioni qui. Quindi l'obiettivo, in questo caso, del Comune di Savogna è quello di acquisirlo e pulire e cercare di recuperare questo manufatto. Il progetto finanziato prevede inoltre una sorta di quadro generale di interventi che recupera i materiali che sono stati fatti fino ad oggi e individua queste tre reti dei beni culturali a mobilità lenta e della rete ecologica locale e dà una sorta di quadro di intervento. Inoltre si sta provando, sempre con il dottor Siardi, con il dottor Boscuti, con il dottor Jussic, a costruire, a definire una sorta di progetto guida di recupero dei paesaggi terrazzati delle valli del Natisone. Quindi questa qui è una sorta di ragionamento su cui stiamo lavorando, ma che secondo me potrebbe essere interessante, anzi dovrà essere uno degli elementi da discutere, penso, dentro questo lavoro proposto dal sindaco, per cui stiamo cercando di capire quale può essere il metodo per decidere come intervenire sui paesaggi terrazzati. Quindi un metodo per decidere dove recuperare, come recuperare, quali variabili ambientali, paesaggistiche, socio-economiche tenere in considerazione e quindi applicare questo metodo alla specificità del territorio delle valli. Io ho finito, sì, finito. Spero di essere stata breve e questi sono tutti ovviamente materiali a disposizione e che tra breve consegneremo. Ho finito. Ringrazio l'esaustività dell'architetto Cigalotto, che secondo me è stato assolutamente necessario il suo intervento, per inquadrare un po' il punto e se vogliamo anche le ambizioni che ci poniamo, no? Perché dai, insomma, stiamo qua mica a raccontarcela e basta. E avrei già dovuto farlo prima, ma se siete d'accordo, io farei due giri, senza poi farla tanto lunga, no? Farei prima un giro magari tra tutti i presenti, siamo una quindicina, di presentazione, no? Che così magari tutti sanno chi sono quelli che sono presenti all'interno di questo tavolo.
e poi magari rifacciamo un secondo giro su, magari con delle prime opinioni da parte di ognuno, se siamo d'accordo. Io andrei in ordine, guarda, vado in ordine e vediamo come viene, spero di non saltare nessuno, ma eventualmente poi, insomma, mi direte che se ho saltato qualcuno. Paola, ti chiedo gentilmente di togliere la condivisione. Ok. Vado in ordine, dietro come c'è Dio nella chat, Antonio Bankic. Ti presenti? Eccomi, pardon, non trovavo più il video. Sono Antonio Bankic, sono giornalista del Novi Matajur. Ovviamente ho seguito tutta la vicenda dell'associazione fondiaria fin dalla sua nascita, ancora prima, quando abbiamo seguito ovviamente anche con il giornale fin anche dai primi passi che sono stati mossi proprio nel comune di Stregna con il movimento Free Planine, e continueremo a farlo, quindi stiamo continuando a farlo anche stasera. Penso di non dover aggiungere nient'altro. Benissimo, ti ringrazio. Antonio Zambon. Sì, io sono stato presidente del CAI regionale, attualmente per il CAI e per il Club Alpino Italiano seguo il Club Arc Alpin, dentro che è una diciamo è un'organizzazione ombrello dei club alpini nelle Alpi, e con loro diciamo seguo anche la Convenzione delle Alpi, quindi l'elemento del paesaggio, il recupero è certamente una cosa di grande interesse, e quindi credo che l'iniziativa è certamente interessante, un'esperienza anche da poter divulgare sul territorio, quindi la seguirò con molto interesse, grazie. Luca, il microfono spento. Ok, dicevo che è registrato, no? Spero che non ci siano problemi, avrei dovuto avvisarvi prima. Carlo Picotti. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Sono Carlo Picotti e dal 2015 sono il tecnico forestale che segue la legge 10 sia per il comune di Stregna e poi anche per ovviamente l'associazione fondiaria. E sono a breve, sarò futura guida alpina e quindi sono anche poi molto interessato anche a quello che sarà l'aspetto di promozione turistica di un territorio che secondo me ha bisogno di rinascere e di riacquisire importanza sotto molti aspetti. Sicuramente le iniziative della stazione fondiaria legate poi anche al recupero dei terreni incolti avrà poi come obiettivo sicuramente non da sottovalutare anche quello di riportare a dare interesse al turismo futuro per queste zone. C'è il sindaco Romanut, dicevo. Buonasera, Romanut, sindaco comune di Drenchia. Innanzitutto ringrazio per l'ospitalità. Sono qui per ascoltare, per valutare, e anzi direi quasi già valutato, la possibilità di una collaborazione con l'ASO, con anche del comune di Drenchia. Cosa che avrà un percorso ora solo da bozzare, però senz'altro da analizzare profondamente per il futuro. Ho il piacere di vedere alle spalle Michele Qualizza, che è anche con me diciamo nel tavolo del consiglio del comune di Drenchia, e qualche cosa mi ha già accennato, mi ha già detto per quanto riguarda l'ASFO. Sono convinto che Drenchia potrà dare molto e l'ASFO potrà dare molto a Drenchia per il futuro. Francesco Chiabai. Buonasera a tutti, sono Francesco Chiabai, assessore del comune di Stregna.
dipendente della Kmečka Zveza, associazione agricoltori che segue gran parte delle aziende agricole del nostro territorio, ma diciamo di tutta la fascia confinaria. È studente Uniude, per questo, per salutare la professoressa Bassi, e giovane abitante delle valli. Ok, beh, Ivana Bassi. Ricercatrice all'Università di Udine presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. E conosco Francesco in quanto insegno. Insegno politica agraria e sviluppo rurale e mi occupo in particolare di progetti di sviluppo locale, rurale, legato locale, negli ultimi tempi in particolare riguardanti il territorio montano. Ringrazio il sindaco Postregna, Luca, per avermi invitato a partecipare a questi incontri con la comunità locale e conto di poter dare il mio contributo allo sviluppo del piano di azioni che avete in programma e sicuramente sarà un'esperienza molto interessante e arricchente anche a livello personale oltre che per il mio lavoro. Ringrazio. Allora chiedo a Giuliano, che ci fa un po' di minimo di assistenza tecnica, di magari avvicinarsi a Paolo, aiutarlo col microfono. E Giampaolo Loda. Ecco, buongiorno. Sì, io sono, non faccio parte dei cosiddetti stakeholder, portatori interessi, ma sono un semplice socio associazione. Ho aderito circa un anno fa l'invito del sindaco, in cui ho subito capito, diciamo, il valore e ci credo, e quindi sono sicuro, convinto che avrà una ricaduta e valorizzerà quello che è la bellezza di questi territori, che io così ho avuto l'occasione 10 anni fa di comprare alcuni terreni proprio perché sono rimasto colpito e innamorato della bellezza del posto. Non avevo un'idea precisa di cosa fare, speravo che la mia famiglia mi venisse un po' dietro per fare qualcosa, poi invece sono rimasto solo, e quindi ben venga questa associazione, così da poter risistemare e non lasciare cadere in stato di abbandono, perché una cosa bella lasciata in abbandono è come un bel quadro chiuso in una cantina. Perde il suo valore. La bellezza è bella perché può essere vista. Ecco, e quindi veramente complimenti per aver avuto questa iniziativa e per portarla avanti con entusiasmo. Grazie. Grazie Giampaolo. Marco Virgilio. Eccomi qua, buonasera a tutti. Io mi occupo di produzione di documentari per la televisione, non solo, che si occupano di natura, territorio, rapporto tra l'uomo e il territorio. Insieme ai complessi abbiamo realizzato molti documentari, tra cui anche i brevi video di cui si parlava prima, Pietro Cicalotto, proprio per l'iniziativa Scrigni di Biodiversità. Io sono anche giornalista, anche scrivo degli articoli, in questo caso qui per il Novi Matajur a frequenza mensile, e sono assolutamente entusiasta di tutte queste iniziative. Ho apprezzato moltissimo il lavoro che si sta facendo. Veramente mi auguro che abbia dei grandi sviluppi futuri e soprattutto che sia un esempio per altre realtà, perché da amante della montagna, non solo della montagna vissuta come esclusivamente come turismo, ma anche proprio vissuta in generale, l'idea che si fermi lo spopolamento, l'idea che addirittura magari si possa ripopolare la montagna, mi entusiasma, e quindi assolutamente in linea con. Ti ringrazio, Marco. Pierpaolo Zanchetta. Eccomi qua, Pierpaolo Zanchetta della regione Friuli Venezia Giulia, servizio biodiversità. Ho collaborato, ho coordinato il lavoro per la rete ecologica regionale del piano paesaggistico regionale quando è stato fatto,
e ho seguito fin dall'inizio, insomma, anche per conoscenza, insomma, con Luca le attività dell'associazione fondiaria, e quindi insomma conosco abbastanza bene quella realtà. E poi, diciamo, come regione seguo anche la Fondazione Dolomiti UNESCO, e in questo contesto lavoriamo anche in altre realtà, anche extraregionali, su esperienze abbastanza simili, non proprio come questa, ma comunque di, diciamo, paesi attivi, paesi montani attivi che portano avanti dei loro progetti di sviluppo locale, così seguendo, diciamo, sentieri nuovi come quello che è stato seguito a Stregna. Quindi insomma sono interessato a quello che avviene qui, a quello che avviene altrove, e anche magari a portare degli scambi di esperienze tra realtà diverse di tutto l'ambito alpino. Ti ringrazio per Paolo. Cedo la parola a Paolo Roiati, vediamo se Giuliano gli attiva il microfono, che è un socio dell'ASO, membro del direttivo. Devo dire che sono rimasto molto colpito dall'intervento dell'architetto, che ha espresso in modo così dettagliato tutti gli interventi che si dovranno fare. È senz'altro un lavoro poderoso che meriterebbe un applauso per tutti gli interventi che verranno fatti. E qualora tutti questi interventi dovessero andare in porto, noi cosa vedremo? Vedremo che le valli del Natisone saranno come un presepio, come un ambiente gradevole, piacevole, rinnovato per tutti, e sarà di stimolo per tutti a venire a vederlo, perché già adesso ci sono delle spinte, dei momenti diciamo di gente che viene a passeggiare, ad apprezzare la cucina, ad apprezzare l'ambiente, e quando tutto andrà in porto, un lavoro poderoso è questo, e qualora tutto andrà in porto, noi veramente saremo come in un grande ambiente rinnovato, felice e rispettato da tutti. Ringrazio Paolo per il tuo intervento e anche per le prospettive. Renato Marcon. Sono qua, mi sentite? Direi che sono un cittadino prestato alla collina, ma come dire, in questa veste diciamo che è stata un po' un'esperienza. Sono consigliere comunale a Stregna. È stata un'esperienza quella di, come dire, di trovare delle politiche attive sul territorio perseguibili. A me piacciono i laboratori. Come laboratorio l'importante è non solo l'idea, ma anche costruire dei risultati attenti e precisi. Quella dell'associazione fondiaria mi pare stia, come dire, perseguendo dei risultati abbastanza importanti, e dobbiamo metterci tutto intorno a quello che tutti i soggetti con cui fare rete per quello che è necessariamente anche un progetto globale che riguarda il destino futuro delle valli Natisone, ovviamente, no? Un po' quello che Paola ha delineato un po' nel suo studio. Un augurio a tutti di buon anno e anche di buon lavoro, perché questo dovrebbe portare dei risultati anche interessanti e positivi. Ringrazio Renato. C'è Sergio Balus con la Erika. Si attivano il microfono. Ok. Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Sergio Balus, sono un membro del direttivo dell'associazione. Cerco di collaborare quello che può. Erika, disattiva il video. Luca.
Erika, disattiva il video che non si sente. Speriamo, io territorio, sono nato qua, ho vissuto qua, ho visto il territorio com'era 70 anni fa. 70. Dimmi, vorrei. Purtroppo la qualità della connessione è caduta anche, tra l'altro, dovremmo affrontare questo problema e risolverlo. E credo che hanno parlato tutti, ho lasciato di proposito ultimo il professor Pettenella, se non c'è nessun altro. Ultimo, ma non meno importante, si direbbe, no? Professore, dai, ci dica qualcosa. Grazie, grazie. Io sono docente di economia e politica forestale all'Università di Padova. Penso che Luca Postregna mi abbia invitato soprattutto alla luce del fatto che sono stato uno dei due consulenti della direzione economia montana e foreste per la predisposizione del testo unico per le foreste e attualmente sono il coordinatore del comitato tecnico che sta predisponendo la strategia forestale nazionale, che è la prima strategia forestale che l'Italia elabora, che ha in comune molte delle idee, direi dei valori che stanno alla base dell'esperienza dell'ASFO di Erbizzo, cioè gestione attiva, recupero del territorio, recupero dell'economia montana e ovviamente tentativo di risolvere i problemi del frazionamento fondiario. Noi nella strategia indichiamo chiaramente che le associazioni fondiarie sono un modello valido di riferimento per promuovere queste idee. Ecco. Come vedete, insomma, sono qua soprattutto per ascoltare, per imparare, per trasmettere gli aspetti positivi, le difficoltà di un'esperienza valida su scala locale, per riportarla a un contesto più ampio. Direi che realizzo abbastanza bene il principio del pensare globalmente e agire localmente. Grazie. Bene. Ho dimenticato qualcuno? Non credo. Vediamo. No, non credo. Vabbè, c'è Giuliana, ci fa assistenza tecnica. Ma allora, un paio di spunti su così in ordine come sono venute fuori, no? Cioè, mi fa piacere anche avere l'ex presidente del CAI, oltre che la Ivana. E il tema delle visuali me l'ha sollevato il CAI. C'era il caro, come dicevamo prima, Antonio, che gestisce il... Luigino Zamaro, insomma, ci stressava che qua era tutto un bosco, che non si vedeva niente. Insomma, con un po' di lentezza stiamo raggiungendo anche questi primi risultati. E il sindaco di Drenchia prima, insomma, io, il territorio delle Valli dell'Antisonia sono 5.000 abitanti, 5.500 abitanti. Non dico di conoscere tutti a Drenchia, ma insomma, sicuramente i personaggi un po' più attivi o gagliardi di Drenchia, insomma, ci conosciamo tutti all'interno dei nostri comuni. E ho avuto un paio di settimane fa qui in questo ufficio un paio di persone interessate a promuovere l'esperienza dell'associazione fondiaria di Stregna anche nell'area del Corbrat. Sicuramente non credo che sia un problema per noi mettere a disposizione quella che è la nostra struttura per cercare di avviare progettualità analoghe anche nel comune di Drenchia. Insomma, mi è emersa l'esigenza, queste persone si sono rese disponibili anche a giungere a Stregna in questo periodo per affrontare questo argomento, quindi vuol dire che qualcuno di motivato c'è, no? E la motivazione, il bisogno, è forse molto spesso è una cosa molto difficile da identificare, però insomma noi sul tema dell'abbandono ormai ci stiamo lavorando ed è questa, no? La nostra motivazione. E un commento, se non ricordo male, a Zambon quando parlava, no, della, no, non so se era, no,
non so se era Zambon o qualcun altro, non mi ricordo, il tema dell'abbandono, no, come perdita di valore del paesaggio. Ma parliamone, dirò. Cioè, credo che molto del nostro territorio sia apprezzato appunto anche perché inteso proprio come selvaggio, come wild, eccetera, no? Quindi forse anche questo può essere inteso come il nostro punto di forza, no? E circa il tema, no, del frazionamento fondiario, devo dire la verità che dopo 5-6 anni che lavoriamo a questo tema, io credo che il tema più grosso non sia tanto quello del frazionamento, ma quanto quello della multiproprietà. La multiproprietà è il vero tema da affrontare, ok? Ed è il vero, il primo argomento da arginare. Cioè, se continuiamo a frazionare sempre di più la proprietà, non in termini di volume, ma appunto di multiproprietà, e non risolviamo i problemi delle successioni che non vengono fatte, eccetera, e adesso ci troviamo a gestire, a trovare magari qua dietro Michele, 4 comproprietari, e fra 20 anni ce ne troviamo 16 o 20. No? E questo qui, professore Petanella, cioè, è uno dei primi argomenti da affrontare a livello nazionale. Cioè, nel senso, noi riusciamo a inventarci gli strumenti come l'ASPO per cercare di superare questo problema o di affrontarlo, no? Magari non in maniera sicuramente esaustiva, però cioè, bisogna cercare di arginare questo limite, perché sennò la situazione peggiora sempre di più. E un ultimo commento rispetto al gruppo, no? Io credo assolutamente nella biodiversità e nella diversità dei componenti dei gruppi di lavoro, no? Il fatto di avere componenti anche qui all'interno di persone che sono interessate su questi argomenti, sono convinto che ci permetterà di raggiungere dei risultati che altrimenti, in maniera, se vogliamo, un po' più limitando il confronto a pochi componenti, non si riescano a raggiungere. Comunque, abbiamo fatto un'ora circa, 1:10, credo che, insomma, prima di chiudere vorrei, come ho anticipato prima, se c'è qualcuno che vuole magari fare qualche riflessione anche alla luce, insomma, delle cose che ha sentito nell'ultimo giro, vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire, magari alzi il microfono, insomma, poi come chiudere l'appuntamento di oggi. Grazie. Io ho una domanda, volevo sapere come pensavi di procedere con la discussione o la raccolta di idee e di cose, di temi. Allora, secondo me sicuramente io analizzerò meglio la tua presentazione che hai fatto, ok? Cercherò magari anche abbastanza breve, perché comunque non è una cosa molto complicata, tirerò fuori un paio di documenti dell'associazione fondiaria, di verbali, direttivi, rispetto a prospettive che ci eravamo costruiti, soprattutto all'interno del direttivo, ma che poi magari sono anche nelle finalità aggiornate e che di fatto non sono state portate avanti negli ultimi anni, principalmente per carenza di tempo, ok, e di risorse umane. E poi non lo so, io penso che, volendo, io adesso potrei fare un'introduzione molto veloce, guardate, anche a quelle che sono le attività principali, vediamo dove ce l'ho, qua, no? E vediamo, scusate. No, ho sbagliato. Vedete il documento di Word? No, sì o no? No. Io non vedo niente. No. Ok, un secondo che ci riprovo. Scusate. Non ci si apre. Ok, allora. Dove cavolo è lo zoom? Ok, allora share. Devo rimetterlo su. Ma mettiamolo qua. Ok. Ok, scusatemi.
E allora, questo qui è uno degli ultimi verbali del direttivo dell'associazione fondiaria, no? E cosa facciamo, no? Questo qua è più o meno un riassunto dei numeri di soci, siamo 80 soci. Credetemi, non è poco per quel che mi riguarda. Abbiamo più di 420 particelle fondiarie per un equivalente di quasi 72 ettari. Stiamo avviando interventi di recupero all'interno del biotopo naturale che abbiamo costituito un paio di anni fa. Come avviamo questi interventi? Abbiamo affitto i terreni ad operatori. Sono impegnato. Ok. E andiamo in affitto i terreni, vedremo di analizzare magari la prossima volta quelle che sono le operazioni principali che abbiamo sostenuto con l'associazione fondiaria, no, negli ultimi anni, che vanno appunto dalle attività di recupero dei terreni incolti principalmente, ma anche di valorizzazione della rete escursionistica, e piuttosto magari analizzeremo come abbiamo partecipato ad alcuni progetti, no? Sicuramente anche con l'aiuto di Carlo cercheremo di analizzare. Ma secondo me, guarda, come metodo di lavoro, veramente la prossima volta io comincerei a dare la parola a ognuno di voi, a ognuno di quelli che partecipa, e mi faccio elencare i punti di forza e i punti di debolezza, appunto. Da lì, con una prima analisi di quel tipo lì, per quel che mi riguarda, ritengo che, elaborandola poi magari con l'aiuto della Erika, che ho chiesto di aiutarmi a tirare giuste cose qui, questi dati, e riusciremo già magari prima appunto a definire punti di forza e di debolezza, e successivamente magari faremo una prima elaborazione anche a quattro mani in maniera molto semplice rispetto a quelli, a quelle considerazioni lì, rispetto a quelle che possono di fatto trasformarsi in opportunità e minacce, ok? E questo qua dovrebbe diventare appunto il primo incontro, okay, in maniera veramente molto trasversale. E poi, diciamo, c'è il tavolo tecnico, quello con i funzionari tecnici, dove magari cercheremo invece di aprire un po' più le vedute, no? Questo qua credo che senza accelerare troppo rispetto a come proseguire i lavori potrebbe essere uno schema di ragionamento. Siete d'accordo. Pierpaolo, tu che vedi queste cose in giro, cosa ne pensi? Sì, insomma, per fare una battuta cattiva, direi che una delle finalità è anche quella di cercare soldi. Nel senso che, come abbiamo visto, insomma, anche nel progetto che ha illustrato Paola, a monte ci sono dei finanziamenti che consentono di fare dei lavori e di arrivare anche a una realizzazione poi, cioè non solo la progettazione ma anche la realizzazione. Per cui, insomma, io suggerisco che in questo lavoro, diciamo, che è importante che sia propedeutico, nel senso che bisogna costruire un gruppo, bisogna, insomma, destare l'interesse, ma che una delle varie voci sia anche quella di capire che tipo di finanziamenti, a che tipo di finanziamenti è possibile accedere, per poi realizzare tutte queste idee estremamente avanzate che vengono portate avanti, ma che proprio per il loro valore è importante che abbiano una ricaduta concreta. Se fossero idee stupide potrebbe anche valer la pena non realizzarle, ma siccome sono idee molto, molto belle, molto interessanti, esperienze molto interessanti, è molto importante che abbiano una ricaduta concreta. Luca, posso? Volevo chiederti un'informazione, la chiedo te direttamente, degli 80, proprio in vista dell'analisi di contesto, punti di forza, punti di debolezza che hai messo in programma, degli 80 soci dell'associazione, io non ho ben chiara la composizione, so che siamo in 16 qui oggi, adesso vedo, quanti soci, ma non tutti siamo soci, tra cui io, quanti soci sono presenti, quanti prevedi che potranno partecipare, se l'hai previsto, ecco, volevo capire anche proprio come composizione del gruppo di lavoro che ci sarà dell'associazione. Al momento attuale i soci dell'associazione siamo rappresentati in circa un terzo, credo, forse un po' di meno.
E c'è un grande problema, se vogliamo, che è uno scoglio tecnologico, no? Se vogliamo, che è soprattutto quello che molti soci sono persone molto anziane. Okay. E quindi c'è molto questo scoglio legato all'uso della tecnologia, ma potrebbe essere allo stesso momento anche all'uso, anche all'attività in presenza potrebbe essere una difficoltà, perché comunque non è così facile spostare le persone o comunque metterle davanti a un computer. In realtà noi ormai dopo un anno ci abbiamo gli occhi pieni, no? Però sì, tanti rifiutano proprio, insomma, fanno anche bene, ti aggiungo, perché dopo 6 ore qui davanti a fare meeting è abbastanza pesante. E comunque, un secondo, l'idea iniziale, appunto valutando queste difficoltà di partenza, era comunque che un nucleo di lavoro base sia composto innanzitutto dal direttivo della sezione fondiaria e dalla giunta comunale di Spegna, che comunque insomma un po' indirizza tutte queste cose, poi ovviamente con tutti quelli che sono i soci, no? Se qualcuno, secondo me lo guadagneremo qualcuno per strada, vedrete, ma anche insomma con i tecnici con cui collaboriamo, posso dire, abitualmente. Grazie. Quello che volevo dire riguardo ai soci, appunto, poi il problema è che la gran parte sono soci non residenti, oltre che anziani, no? Quindi anche la difficoltà anche della presenza è proprio quello, che sono sparsi in tutta la regione, se non a livello appunto anche nazionale, e poi abbiamo quello, era un problema di gestione logistico. È il microfono. Ivana, il microfono. Stavo solo replicando, magari con una banalità. Dicevo che quelle tecnologie che siamo obbligati a utilizzare, quello della non residenza, non è più un problema, visto che almeno qualche vantaggio, sottolineiamolo, no? Qualche punto di forza, mettiamolo in campo. Grazie, scusa Francesco. In questo caso qua, in realtà, è una debolezza, no? Perché non abbiamo la possibilità di trovarli fisicamente, che invece... Ah, ok, ok. Vista l'età, no. Ma insomma, io devo dire la verità che anche per quello che riguarda l'esperienza dei soci, posso dire che il direttivo, quelli qua presenti, siamo comunque tutti molto motivati e rappresentati, conosciamo quelli che sono i problemi, anche perché... Quelli che sono presenti qui sono buona parte di quelli che sono andati a bussare alle porte dei soci, no? Li conoscono e si rapportano sui problemi, no? Una criticità che avevo individuato fin da subito e che non so, magari vedremo se con l'aiuto di Carlo o di qualcun altro riusciremo a superare, e magari anche con l'aiuto della CNECCA, piuttosto che della Coldiretti, insomma, che ho invitato anche a questi tavoli, è il coinvolgimento delle aziende. No, mi piacerebbe che riuscire a coinvolgere magari qualche operatore forestale, no? Però permettetemi, ma ritengo che sia una categoria difficile da coinvolgere all'interno di questi tavoli di lavoro. Poi insomma magari qualcuno ha voglia e qualcuno sì, però insomma io mi sbilancio su quelli delle valli e la vedo dura. E c'è qualcun altro che vuole intervenire? Vai Paolo, vediamo se ti attivano il microfono. Una domanda semplice e veloce. Fra tutti gli interventi, no, che sono stati illustrati da fare, c'è qualcuno che andrà in priorità, che sarà fatto? Quale sarà il prossimo? Sono già stati fatti tanti, ma vorrei sapere l'intervento che verrà fatto... prossimo anno. Allora, intervengo io, Paola, faccio diciamo due tipi di considerazioni. Una cosa rispetto a quelle cose che ha parlato la Paola Cigalotto, noi adesso stiamo proseguendo con fare degli interventi di apertura delle visuali, ok?
su terreni della stazione fondiaria, ad esempio sul Monte Cum, piuttosto che su terreni della stazione fondiaria vicino a Nidovizza, un'immagine che ha fatto vedere prima la Paola, e piuttosto che su non aree della stazione fondiaria nei pressi della chiesa di San Giovanni, lì apriremo forse 200 metri lineari per 30 metri, e apriremo la cresta per cercare di migliorare la visibilità, insomma, di quel punto estremamente panoramico del nostro comune. Tra l'altro il servizio di biodiversità ci ha dato già il parere positivo rispetto alla possibilità di attivare questi interventi anche, insomma, delle aree particolari, come quelle del biotopo. E faremo un grosso intervento di recupero del paesaggio terrazzato a Ulizza, appunto con circa 200 metri lineari di ristrutturazione di muretti a secco, un progetto pilota, e anche perché comunque quella lì è la prima area, se vi ricordate bene, che la stazione fondiaria ha recuperato nei suoi interventi di recupero. E circa un ettaro e mezzo, non era moltissimo all'epoca, però insomma con tutte le vicissitudini che si sono costruite sopra, secondo me è il momento giusto di valorizzare nella maniera adeguata anche quell'area per far vedere, insomma, le cose che siamo capaci di fare. E altri interventi che andranno avanti abbastanza velocemente sono di carattere legati all'escursionismo, se vogliamo, alla valorizzazione dei beni culturali legati all'escursionismo, quindi diversi chilometri, diciamo, cioè alcuni interventi legati alla via dei Monti Sacri in comune di Prepotto, che ha citato prima la Paola, ma anche ad esempio attraverso dei bandi del GAL che abbiamo ottenuto, faremo dei valorizzazioni di percorsi tematici, ad esempio sulla grotta di Velenizza, piuttosto che ristrutturazione delle fontane storiche di Ulizza e di Pocivalo, piuttosto che punti di aree di sosta a Trivi di Sopra, Altamir, Trivi Inferiore, insomma ne abbiamo. Queste qui sono tutte opere già finanziate. Alcune sono già, abbiamo appena approvato la progettazione esecutiva, partirà l'appalto, circa metà indicativamente, invece abbiamo appena approvato la progettazione definitiva con passo preliminare, insomma, per chiedere i pareri per procedere anche sull'attività durante il canale di finanziamento. Invece, circa le attività di recupero dei terreni incolti, che sono quelle, se vogliamo, un po' più proprie della stazione fondiaria rispetto alla sua storicità, e andremo avanti. Allora, la stazione fondiaria è coinvolta direttamente su tre aree, ok? E circa un'area sul retro della chiesa di Trivi Superiore, ok? E un'area nell'area di Bach, vicino all'area interessata, insomma, anche dalla proprietà di Giampaolo Loda e di Augusto Crisetic, circa un ettaro e mezzo. Abbiamo dovuto diminuirlo perché c'è troppa roccia. Quello lì è, e poi faremo un altro intervento, che quello lì, insomma, vedremo, ci dà abbastanza soddisfazione. Adesso stiamo avendo qualche piccola difficoltà, ma non voglio anticiparvi altro, anche se in parte andrà avanti, l'attività di recupero dell'area del Calus è partita, dell'area del Calus che è all'interno del biotopo, insomma, presso il Trivi Inferiore. E lì, se va tutto bene, dovremo riuscire a recuperare nella stazione fondiaria almeno un paio di ettari. E ci sono anche altri interventi che vanno avanti di questo carattere qui, che non sono, dove non c'è direttamente coinvolta la stazione fondiaria, che sono presso la frazione di Dughe, ok? Quindi si va avanti con un altro ettaro e mezzo in prossimità dell'agriturismo, la Casa delle Rondini. Si va avanti vicino allo stallone dei Curin a Trivi Inferiore con un altro ettaro e mezzo, circa 2 ettari, giusto Carlo? Più o meno quello lì è l'ordine di grandezza. E credo che può bastare, che possa bastare. E Carlo, altro? È sul Calus con Franco. Sì. Ma quello lì l'ho messo nell'ASFO, perché alla fine sono terreni nell'ASFO. E questo qui sono diciamo, per quello che riguarda gli interventi di recupero, sono quelli che noi avvieremo e credo che potremo riuscire a concludere entro l'annata agraria 2021.
Siamo leggermente indietro con l'individuazione dello soggetto operatore che farà gli interventi sull'ASFO per un totale di circa 5 ettari, però diciamo che li ho già coinvolti, gli abbiamo mandato tutte le valutazioni sulle legne, eccetera, insomma, che abbiamo fatto anche nelle ultime settimane, ma io conto che entro un paio di settimane, un massimo 3 settimane, di riuscire a aver individuato anche quel soggetto operatore. Nel frattempo, ed è questo, anzi, questo qui magari è una domanda che vi faccio, penso soprattutto a Pettinella, penso che anche alla Ivana, ma anche ad altri. E abbiamo definito in via preliminare quelle che potrebbero diventare le aree di intervento di recupero dei terreni incolti per le annate, per l'inverno 2021-2022. E lì abbiamo appena impostato quella che diventerà la domanda di finanziamento del 2021 del Comune alla Regione, una domanda dove ci abbiamo messo dentro quanti, Carlo? 26 ettari circa. Boh, adesso vediamo se ci dirà Carlo. Comunque, potenzialmente, diciamo, l'area più interessante dal mio punto di vista, forse anche una mia sensibilità personale, è quella di andare avanti con la progettabilità di recupero nell'area di Calus, tra il Calus e l'Ar. Cioè, abbiamo fatto tutto uno studio sulle valutazioni all'interno lì, ma anche espanso lo studio a Trivi Superiore, piuttosto che dati che avevamo già a Oblizza, Stregna. Diciamo che dopo l'esperienza iniziale degli interventi abbiamo incominciato anche a selezionare quelle che sono le aree più facili da intervenire, anche perché comunque dove abbiamo troppa pendenza, dove abbiamo troppo fondo magari roccioso, eccetera, è meglio escludere, perché poi soprattutto l'attività di manutenzione diventa un problema non indifferente. Comunque una considerazione appunto che volevo chiedervi, io l'ho buttata lì così, no? Io l'ho buttata giù come, tra virgolette, strategia biennale, anche perché in questo momento qui noi stiamo facendo una programmazione biennale rispetto anche alle parole che vi ho raccontato. E ciò è anche vero che comunque qualche contratto d'affitto a lungo termine, soprattutto sui mantenimenti, medio termine, diciamo, dei 5 anni ce l'abbiamo, no? Secondo voi, del lavoro che noi stiamo facendo, che arco temporale gli diamo? Se posso dare un suggerimento, evidentemente noi abbiamo in fase di lancio il nuovo piano sviluppo rurale, quindi una durata quinquennale, e il quinquennio è anche l'anno di riferimento per le spese del recovery plan. E se mi permettete di approfittare di questo riferimento al recovery plan, visto che saranno risorse aggiuntive oltre a quelle del piano di sviluppo rurale, sicuramente ci sarà una grossa attenzione per quello che riguarda gli aspetti legati ai territori di montagna, alla stabilità idraulica e finanziamenti in questa prospettiva di manutenzione del territorio, con attenzione in particolare agli interventi estensivi, quindi non semplicemente briglie, cunettoni, ma ingegneria naturalistica e buona gestione forestale, dove necessario, il che non è molto frequente, rimboschimenti, ma ovviamente c'è tutta la problematica anche di vaia e così via. Allora, riportare molte delle idee, degli interventi che avete già richiamato, che l'architetto ha già richiamato, a una logica di miglioramento e regolazione della capacità regimante del bacino potrebbe essere molto funzionale, potrebbe essere molto utile. La ringrazio, professore. Prego, Francesco. Approfitto delle parole del professore per portare avanti quello che è in realtà una battaglia che stai continuando a portare avanti riguardo alla 16.5, no? Approfittare dell'occasione per, visto che i fondi in teoria con il nuovo PSR ci saranno, per sollecitare da parte dello scorrimento di quella graduatoria. Quello potrebbe essere veramente
cioè, questa potrebbe essere l'occasione, secondo me, per chiudere tutto questo cerchio. Ovviamente, come hai visto, è una battaglia tosta, però bisogna fare breccia, secondo me. Allora, nello specifico della misura 16.5 non lo so, ma è un'informazione magari tramite anche Pierpaolo, insomma, comunque sono servizio sviluppo rurale, facile ottenerla, però sì, ci sono gli scorrimenti di graduatoria su diverse misure, visto che questo PSR durerà per altri 2 anni, no? Quindi ci saranno nuove risorse destinate alle attuali misure, e quindi anche l'ultimo tavolo di sorveglianza a cui ho partecipato si diceva proprio questo, quindi scorrimento di quei nuovi fondi che verranno destinati o allo scorrimento di alcune graduatorie e anche l'attivazione di nuove misure. Ecco, questo è un discorso molto generico, è forse troppo generale, però chiamando gli uffici che si occupano nello specifico del servizio di sviluppo rurale di questa misura, si possono avere informazioni di dettaglio proprio su questa misura. Allora, per chi non lo sa, la 16.5 è una misura del PSR che si chiama Approcci collettivi agroclimatico-ambientali, no? Il Comune di Stregna ha fatto un mega partenariato con soggetti pubblici, privati, associazione fondiaria, Università di Udine, eccetera. Abbiamo buttato giù, secondo me, un gran bel progetto, ok? A titolo di esempio, una cosa che, non so, veramente non si è mai riuscito a fare, abbiamo chiesto, diciamo, il progetto prevedeva finanziamenti al 100% fino a 50.000 euro per la ristrutturazione, per la fruizione pubblica degli stavoli, no? Un argomento che qua non è mai stato affrontato in maniera adeguata anche nella programmazione PSR, no? Fruizione pubblica per trasformarli, se vogliamo, in bivacchi, in punti di appoggio all'escursionismo, eccetera. Non vi lascio immaginare quanto sia stato pedante nei confronti della regione nel continuare a scorrere quella graduatoria che di fatto non è stata scorsa, anche perché comunque posso immaginare la difficoltà di gestire quel tipo di canale di finanziamento, perché comunque la diversità degli interventi che si propone dentro non è banale, cioè, nel senso, devo dire la verità che anche gestire 16 partner all'interno di quella roba lì sarebbe stata una gran bella sfida per il Comune di Stregna, non da poco, con i nostri 4 dipendenti. Quindi, cioè, nel senso, ok, va bene, se c'è bidanno ci lavoriamo, se no niente, vedremo. Però comunque sì, noi in quella graduatoria lì ci siamo, diciamo, fatti il mazzo. Una cosa notevole da dire è che anche in quella graduatoria, che è stata gestita a livello regionale, ok, quindi non dai GAL, sarebbe interessante nella prossima programmazione che quel tipo di misure siano declinate nei territori, no? Rispetto ai contesti, nelle caratteristiche, anche perché il vero motivo per cui non siamo arrivati primi, permettetemi, anche in quella graduatoria lì, è perché abbiamo cozzato contro il frazionamento dei terreni. E quindi vuol dire che non siamo stati in grado di mettere superfici fondiarie nei fascicoli aziendali che davano punteggio, ad esempio, agli interventi che facevano le strade, piuttosto che altri tipi di interventi. E quindi quell'aspetto lì ci ha fortissimamente penalizzato. Chi lo sa, col senno di poi, forse adesso con l'associazione fondiaria avremmo preso qualche punto in più, perché potenzialmente possiamo appoggiare 60 ettari adesso di quelli non utilizzati. E quindi la cosa diventa interessante. E non so, l'altro giorno ho telefonato a una collega di Francesco che lavora alla CIA. E non vi nascondo che stavamo immaginando di prendere una ventina di ettari dell'associazione fondiaria, darli in capo al comune, e il comune andava a raccogliere l'agevolazione sul gasolio. Occhio,
ho già parlato io con Franco, non è fattibile. Dovresti darli in affitto al comune e così prendere il gasolio. Un euro all'ettaro sì. Diamo in affitto. Idee? Okay. Non è così semplice. Ma vedremo, dai. Non sarò io a tirare il freno. No, noi che dopo lavoriamo a fascicolo, è quello il problema. Luca, microfono. Carlo, dici qualcosa? Tu che ci conosci forse insomma abbastanza, come la Paola anche. Ma sicuramente in questi anni, dal 2015 ad oggi, ci siamo ingrossati le spalle e abbiamo imparato ad affrontare quelle che sono state, che sono le difficoltà legate ad un'attività che sicuramente nel territorio di Stregna, ma in generale nel territorio delle Valnatisone, non è così semplice. Ripristinare i terreni incolti delle Valnatisone non è sicuramente come ripristinarli a Cividale. Sicuramente poi dal 2015 ad oggi abbiamo capito, come anche hai anticipato tu prima, che molte parti dei mappali che vengono coinvolti è meglio escluderli da quella che è l'attività di ripristino, perché sicuramente ad un'iniziale difficoltà di ripristino e di eliminazione del soprassuolo forestale segue anche una difficoltà poi di mantenimento, che secondo me comunque resta e resterà la più grande scommessa in questo ambito, insomma. Bravo tu e bravo la situazione fondiaria che negli ultimi anni è riuscita a coinvolgere operatori, pastori e persone che comunque hanno scommesso su ripristino di questi territori. E sicuramente poi dal punto di vista anche procedurale siamo riusciti ad arrivare ad un format che è molto chiaro. Prima, mentre parlavi, sono andato a vedermi quelle che erano le domande che facevamo nel 2015 e che avevamo impostato nel 2015, che erano veramente scarne dal punto di vista dei contenuti e era tutta la libera interpretazione. Poi con la stesura di un regolamento a quattro mani, o insomma sicuramente nel quale ci si è confrontati più volte, siamo giunti a quello che è un risultato secondo me che è ancora migliorabile, ma che è buono in questo momento. E gli interventi poi della sezione fondiaria mettono un po' alla luce quelle che sono i miglioramenti che siamo riusciti ad ottenere. Sicuramente anche la scelta di pascoli che tendono, o prati che tendono sempre di più all'aspetto di un pascolo arborato, ci ha fatto capire che sicuramente la soluzione migliore anche poi per facilitare il mantenimento futuro. Con gli ultimi interventi, sia del 2020 e soprattutto del 2021, con l'area che inizialmente è di 27 ettari, poi ridotta a 22, abbiamo capito che i soprassuoli forestali ormai affermati è meglio non andare a toccarli con la legge 10, ma piuttosto affiancare un intervento di radamento piuttosto che un intervento boschivo classico è auspicabile rispetto alla rimozione completa del soprassuolo di un certo tipo, insomma di una certa consistenza dal punto di vista della massa. E quindi ci siamo concentrati poi su boschi con diametri inferiori, dove anche poi quello che è il risultato ci permette di ottenere più facilmente una cotica erbosa in un minor tempo. La difficoltà da parte mia come tecnico, che risulta poi maggiore, è quella di fare una stima più veritiera possibile di quella che è la massa, perché purtroppo c'è una grande difformità tra le tipologie forestali, perché con l'attività di ripristino vengono coinvolti boschi
di neoformazione piuttosto che boschi ormai quasi maturi. E quindi anche soprattutto in un ambito di forte frazionamento è difficile fare delle aree di saggio veramente precise, ottenendo così delle informazioni valide circa appunto il soprassuolo. E quindi è una sfida che sicuramente tutti quanti noi abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti, e che bene o male sembra che stia venendo abbastanza bene, no? E speriamo di poter poi migliorare ancora, coinvolgendo sicuramente poi degli operatori sempre più attrezzati, sempre più qualificati, che però in un ambito di giardinaggio più che di utilizzazione boschiva, passatemi il termine, insomma, devono metterci un po' anche di competenza e di passione, perché anche lì abbiamo visto che è grande importanza poi nel risultato finale è la qualità di chi poi veramente fa il lavoro. E anche in questo c'è una forte influenza in quello che è la massa ottenibile, perché se c'è un operatore che lavora in maniera meticolosa, la qualità degli assortimenti è legnosi, e poi anche il prezzo finale che si riesce a spuntare del legname è completamente differente da uno che accende la fresa dell'escavatore e parte da destra a sinistra, verso sinistra di un mappale e fa tabula rasa. E quindi, insomma, credo che ci sia ancora un bel po' di cose da perfezionare, da imparare, anche da parte mia come tecnico, però credo che stiamo ottenendo dei risultati buoni, no? Non so, chiedo conferma a te, Luca, che sei la persona sicuramente con la quale mi sono scontrato e confrontato di più su questa cosa. Sicuramente in tutto questo la presenza dell'associazione fondiaria ha facilitato quello che sono le operazioni e ha reso maggiormente appetibile anche un'attività che fino a ieri e sicuramente un po' anche oggi risulta essere snobbata dalle aziende locali, che non hanno mai dimostrato completo interesse verso questo tipo di intervento forestale, e che forse un domani si renderanno conto che qualche vantaggio ce l'ha anche per loro. Ma io non immaginavo un intervento così esaustivo da parte di Carlo, che quindi lo lascio anche come conclusioni. L'unica cosa che mi dico, mi auguro di rivederci tutti quanti martedì prossimo, e credo che possiamo salutarci. Vi ringrazio a tutti e buon anno. Grazie. Buona serata. Buona festa. Grazie tanti, auguri. Grazie a Giuliano per il supporto tecnico nascosto che ci aiuta. Grazie Giulio.